vi dicevamo, della sezione di Firenze, quindi è tutto pronto per l'inizio di questa partita valida per la 10ª giornata. Comincia il match con il primo possesso per il Catanzaro, che in questo primo tempo agirà dalla sinistra alla destra dei vostri monitor e teleschermi, andando a rischiare anche qualcosa. Scognamillo per Van de Putte, rientra sul destro il belga, pallone dentro per Curiale che si deve girare, Curiale ancora per Vasquez, il mancino e la palla alta sopra la traversa. Numero 7 a liberarsi e a tirare verso la porta di Cardinali, parte il corner, palla dentro, attenzione, c'è un fallo di mano abbastanza plateale, calcio di rigore per il Catanzaro. Giorgini autore del fallo di mano, se non andiamo errati, sta di fatto che ci sarà un penalty. Al quarto d'ora, rigore per il Catanzaro, è tutto pronto, Vasquez sul dischetto, parte Vasquez, Catanzaro in vantaggio al 15° del primo tempo, Federico Vasquez dagli 11 metri. La battuta di Van de Putte, il colpo di testa, Cardinali poi nella mischia, arriva Simone De Santis ma c'è carica su Cardinali, viene fischiato fallo ai danni dell'estremo difensore della Latina, c'è anticipato da Fazio che poi si allunga il pallone, Welbeck, Scognamillo per Verna, gran palla per l'otto del Catanzaro che ha spazio per avanzare, limite dell'area, Verna la da Vasquez, il destro, la parata di Cardinali che mette in corner la prima palla gol di questa ripresa al nono. Bombaggi finta lo schema, Van de Putte dentro, Scognamillo, il raddoppio del Catanzaro, lo segna in mischia Stefano Scognamillo. Te finora Amadio, lo scambio con Rossetti, il cross di Amadio verso Carletti, la sponda per Barberini, il tiro e ci mette la mannona Branduani in corner, Barberini che tra l'altro era stato fermato, palla al piede, il Latina, Tessiore supera la mediana, va Tessiore inseguito da Welbeck, il cross, la palla arriva da Carletti, Carletti il tiro e la palla che si spegne sul fondo, non pulita la conclusione del numero 9 della Verna per Carlini, arriva in gran carriera Tentardini, Carlini in profondità per Cianci, Cianci la parata di Cardinali che era andato giù e con il piede di richiamo, poi probabilmente un fallo ai danni di Cianci, o almeno non c'è tempo, finisce qui Latina Catanzaro, le Aquile del Sud espugnano il Francioni per 2-0.